Alessandro, hai già provato a immaginare che emozione sentirai a rimettere la maglia bianconera? Beh, guarda, le emozioni rimangono legate a quello che è successo, no? Con quella maglia, quindi rindossare è sempre piacevole, però il ricordo, il pensiero va a quello che hai passato insieme, che ho passato insieme ai colori della Juve, quindi sarà emozionante, indubbiamente è piacevole. La prima volta che l'hai indossata? Sì, me la ricordo molto bene. Io ti chiedo l'ultima cosa in chiave abruzzese: hai vinto il mondiale con Massimo Oddo e con Grosso, c'è un pescarese, un abruzzese, Berratti, che è esploso nel calcio che conta. Che idea hai dei calciatori abruzzesi, Gabriele? A chi? Che idea hai dei calciatori abruzzesi? Beh, hai fatto dei nomi decisamente, come si suol dire, importanti, no? Massimo, ovviamente, il mondiale insieme, adesso Verratti, Fabio lo stesso, che ha segnato con me nella semifinale, quindi son momenti entusiasmanti quelli che ci legano con loro. Verratti è incredibile quanto sia bravo, insomma ci accomuna la nazionale alla fine, no? È la nazionale, è la squadra di tutti, ed è bello che diciamo che più o meno tutte le regioni sono state rappresentate nel corso di questi decenni e altro, quindi bene, che speriamo che l'Abruzzo porti ancora nuove forze. Massimo Oddo, che effetto rivederti con la maglia del Milan, che effetto giocare questa sera con tanti amici? No, ma sì, ogni tanto per tenerci in forma bisogna fare anche queste cose. E rivediamo tanti amici, quindi fa sempre piacere. Fa piacere anche tornare in Abruzzo, a casa? Vabbè, ma io sono di casa, sto sempre qui l'estate, quindi torno spesso, non è la prima volta, per me è normale. Si è conclusa questa stagione con un pizzico di amaro, però il Padova di Massimo Oddo è arrivato fino alla fine, e con Massimo Oddo il Padova è riuscito a fare il massimo. È mancata la ciliegina sulla torta? Sì, purtroppo abbiamo fatto, a mio avviso, grandi cose nonostante tante difficoltà, ma da quando sono arrivato abbiamo recuperato tanti punti al Sudtirol. Purtroppo nello scontro diretto non siamo stati tanto fortunati, avremmo meritato molto di più, però Sudtirol ha vinto sul campo e quindi a loro vanno i complimenti. Poi sappiamo tutti che i playoff sono un'arma a doppio taglio per chiunque, dipende tanto da come ci arrivi, in che condizioni mentali, fisiche. Noi oggettivamente avevamo un bel po' di problemi e ha avuto la meglio la squadra che ha meritato. Simone, allora questa sera con la maglia della Juve ritrovi tanti amici, insomma una bella emozione, poi scendere in campo e giocare è sempre bello. Bellissimo, è tanto che non giochiamo, ma ci teniamo a divertirci, a fare insomma bella figura, perché comunque c'è tanta gente che ci guarda e speriamo che sia un bel evento. Simone, siamo a Roseto, ma siamo a pochi chilometri da Pescara, insomma il tuo cuore batte anche per il club biancazzurro. Ma sicuramente, sono stato benissimo da giocatore, ho finito a Pescara, mi dispiace non aver contribuito al massimo, però avevo qualche problemino fisico, però sai, sono molto legato alla città di Pescara. Com'è un ritorno in Abruzzo a distanza di qualche anno dall'esperienza di Vasto? Insomma, ci eravamo visti tante volte dopo le partite della Vastese, che ricordo hai di quell'esperienza? Bellissimo, bellissimo, uno perché mi piace tanto la città, mi piace l'Abruzzo e ho conosciuto una terra che mi ha dato tanto, sportivamente mi ha fatto crescere, perché comunque ho iniziato la carriera da allenatore, sono giovane per quello che riguarda poi il mio ruolo. Vasto è una piazza bellissima, i ricordi sono sempre belli, poi ho girato le città qui dell'Abruzzo conoscendo tanti amici, ancora oggi torno a Vasto spesso perché ho lasciato amici, questa è una terra meravigliosa, c'è poco da dire. Yeah.
acquisto? Con gli occhiali gioca. La giornata è stata dura, lunga, ringraziamo tutti quanti i partecipanti, tutti, veramente, le tantissime persone che sono venute a questa grandissima manifestazione, siamo veramente tanto tanto contenti, siamo stanchissimi, però ne è valsa la pena. Ringrazio sempre la mia famiglia, mio cognato, mia sorella, mia madre, tutti quanti e tutti quelli che ci sono stati vicino, veramente, grazie. Siamo felici che la gente ha risposto bene, che si stiano divertendo e che abbiamo portato un vero numero 10 al Rosetto degli Abruzzi come Alessandro Del Piero. E non finisce qui, perché a breve inizierà la nostra stagione teatrale estiva sia a Rosetto che a Giulianova, quindi vi aspettiamo, rinnovo i ringraziamenti oltre alla mia famiglia a tutti i partecipanti, perché se non ci fossero stati tutti questi partecipanti non sarebbe stato possibile realizzare un sogno e un evento del genere. Grazie, grazie a tutti veramente. Sì, ma non così.